Qual è il senso di questa giornata? Come garante dei diritti dei detenuti, sia adulti che minori, ho messo intorno allo stesso tavolo responsabili, diciamo, delle comunità residenziali per minori, presidenti di tribunale, procuratori di tribunale per minorenni, responsabile nazionale e regionale sempre di giustizia minorile. L'attenzione su questi minori, spesso in campagna con il termine baby gang mettiamo dentro tutto, chi ha un disagio, chi vive la devianza e chi vive la microcriminalità. L'anno scorso circa 5.000 adolescenti della nostra regione sono stati fermati, sono stati interrogati, portati a casa, nelle comunità, nelle carceri. Attualmente tra il carcere minorile di Airolo e di Nisida ci sono 110 adulti in carcere, nel senso che sono pochi quelli che sono dai 14 ai 18 anni che sono in questi due carceri. Ma noi che facciamo per gli altri 4.800 che non vanno in carcere, non vanno nelle comunità? C'è una povertà educativa, quindi il primo tema sono le famiglie, una povertà culturale, conoscono 50 parole e le sanno tutte in dialetto napoletano, rispetto a chi conosce 1.000 parole e sa una lingua straniera. Quindi intorno a questo tavolo, a questa responsabilità, voglio mettere anche la politica, per evitare che la politica, ai vari livelli nazionale e regionale, pensa che questo minore che sbaglia deve essere giudicato e dopo averlo giudicato lo dobbiamo mettere in carcere. Io credo che una società che giudica un minore e dopo averlo giudicato lo mette in carcere è una società malata, che sta giudicando se stessa, la propria malattia, perché l'adolescente è nato lì ed è quel prodotto di quel tipo di società. E poi oggi discuteremo con dei magistrati delle novità che l'attuale governo ha messo in campo della riforma penitenziaria per i minori. Più ore d'aria, più possibilità di andare nelle comunità, più possibilità affettive, di telefonate, diciamo non custodia nelle carceri per minorenni. E poi il vantaggio di fare dei corsi di formazione professionale con dei tirocini all'esterno, sia delle comunità che delle carceri. Ecco perché il titolo del convegno: liberare i minori per renderli adulti e responsabili.